Certo che ti sei davvero divertita ad acquistare tutti quanti questi mobili al mercatino dell'usato, Lo sai che io amo tutto ciò che è gotico e antico. Ti avrei deluso se avessi arredato casa con quei mobili senza anima che fanno adesso, o no? Sarà. Io li preferisco, eh. Sai bene che ognuno di questi mobili porta con sé un pezzo d'anima del vecchio proprietario? Sì, a meno che il vecchio proprietario non decida di cederli volontariamente. Ma tu li hai presi al mercatino dell'usato. Quindi non lo sai se sono stati ceduti volontariamente. Sì, mi prendi il cucchiaino per favore nel cassetto? No, non lì, là. Scendi, scendi ancora, ancora giù. Ecco lì, perfetto. Questa cosa ti sta sfuggendo di mano. Ma dai! Non sto scherzando. Guarda che l'anima si può frantumare in seguito a dei traumi fisici o psichici. E Questo argomento mi piace. una volta cessato il trauma o passato il pericolo, il frammento normalmente fa ritorno. Vabbè, quindi tutto a posto, No, normalmente fa ritorno. Non ho detto sempre. ovvero? Talvolta accade che il frammento non possa tornare. E quindi? Diciamo che si congiunge all'oggetto più caro alla persona che ce lo aveva in vita. E alcune voci dicono anche che questo frammento si riveli come un fantasma, con le fattezze dell'ultima persona che possedeva l'oggetto. Quindi avremo un sacco di gente a cena. Ma tuo marito, ma non ti dice niente di tutto questo? Ma cosa deve dire lui? Non ha mai messo bocca sull'arredamento in tutta la sua vita. Al E dov'è adesso? solito, a Londra, dove vuoi che sia, al lavoro. Però, vuoi che ti faccia vedere una cosa fighissima che mi ha regalato proprio ieri? Ti piacerà da morire. Aspetta. Ecco qui. Ammettilo, non è stupenda. È la cosa più bella che potesse regalarmi. Non è proprio nei miei gusti. Senti, ma secondo te se la mettessi là sulla credenza, come ci starebbe? Ci starebbe bene? Forse per me si è fatto tardi, eh. Meglio che vada. Vabbè. Ricordati di innaffiare la pianta che ti ho regalato. Certo, non ti preoccupare. Chiamo più tardi. Va bene. Ciao. Ciao, amica. Dai, rispondi. Emily? Maggie! Maggie! Che succede? Il frammento è apparso. Mi stai prendendo in Te giro? lo giuro! Il fantasma è qui! Ok, calmati, calmati, sicuramente è connesso al bambolotto. No, che devo fare?
devi purificarlo. Vai a prendere del sale. Lo so. Devi tracciare un cerchio, al suo interno ci devi mettere il bambolotto. Coraggio. Adesso ripeti con me. Anima, ti chiedo in egual modo di perdonare te stessa e coloro che ti hanno ferita. Anima, ti chiedo in egual modo di e coloro che ti stessa. Hanno ferita. E coloro che ti hanno ferita. Ti darò il... Ti darò cosa? Ti dal male. Ti darò cosa? Emily, non sento, ti darò il... Ti darò il discernimento e la... Ti darò il discernimento e la forza perché ti liberi dal male. Ti darò il discernimento e la forza perché ti liberi dal male. Ti darò il discernimento e la forza perché ti liberi dal male. Ti darò il discernimento e la forza perché ti liberi dal male. Ti darò il discernimento e la forza perché ti liberi dal male. Ti darò la forza perché ti liberi dal male. Emily, lo spirito è ancora lì. Non lo so, credo di no. Ok. Se hai altri problemi, non esitare a chiamarmi, d'accordo? D'accordo. Un bacio. Maggie, non ha funzionato il rito. Come sarebbe che non ha funzionato? No, è impossibile. Scrivimi esattamente come ha fatto il fantasma. È una donna vestita di nero. Ogni millimetro, scrivimelo. E porta un rosario che continua a sfregare. Hai detto un rosario? Allora sulla pappola non c'entra niente. Aspetta, rosario. Rosario, perché continui a ripetere rosario? Cosa c'entra il rosario? Ah sì, è il cassetto delle posate, devi andare lì, devi correre. Prendi il rosario, sicuramente è quello che hai in mano, controlla se è lo stesso. Il cassetto delle posate. Devi purificare quello, Emily. Ok, eccolo, adesso... Sì, coraggio, devi rifare lo stesso rito. Identico. Thank you.